Radio Radicale, siamo con l'onorevole D'Ippolito del Movimento 5 Stelle, membro della Commissione Ambiente di Montecitorio, per parlare con lui dell'Aventino radiotelevisivo del Movimento 5 Stelle a seguito delle nomine dei direttori dei TG Rai. Allora, molti hanno commentato, diciamo, questa decisione di Conte criticandola perché insomma non, nessuno si ricorda precedenti di questo genere. Allora, lei è d'accordo con l'iniziativa di non rispondere alle domande della RAI e di boicottare l'informazione RAI? Ma mi sembra che quanto è accaduto sia un fatto estremamente grave, anzi molto grave. E a un fatto così grave bisognava trovare una risposta che fosse importante e che fosse in qualche modo significativo dello stato di disagio in cui viene messo un movimento politico e nel quale poi si riconoscono molti elettori italiani. Quindi condivido il fatto che bisognava trovare una risposta forte e decisa, e l'indicazione che ha dato Conte mi pare risponda esattamente a queste esigenze. Senta, lei ha idea di quanto durerà? No, non lo so, avevamo forse una timida aspettativa che il Consiglio di amministrazione potesse in qualche modo non seguire le indicazioni che erano state arrivate, così non è stato. Quindi ovviamente ci saranno riflessioni successive, vedremo come si evolverà questo tema e di conseguenza prenderemo le decisioni successive. Senta, secondo lei il Movimento 5 Stelle non è stato proprio convocato per questa cosa? Non è stato sentito? Pensa che si sia presa una decisione di tipo tecnico oppure pensa che altri partiti abbiano fatto delle manovre senza tagliando fuori il Movimento 5 Stelle? No, il Movimento 5 Stelle non è stato sentito, ce l'ha detto il Presidente Conte, ma è la logica che sta dietro questa operazione che noi condanniamo assolutamente, perché c'è stata una vera spartizione da Emanuele Cencelli della Prima Repubblica. Questo è un quadro che noi condanniamo innanzitutto il meccanismo e il metodo di spartizione che ha coinvolto tutti i partiti ad esclusione del Movimento 5 Stelle e condanniamo conseguentemente il fatto che una forza politica così importante che ha la maggioranza assoluta e maggioranza relativa in Parlamento non sia stata affatto sentita. Vuole dire qualcosa su quelli che vi hanno criticato dicendo loro contestano la spartizione partitocratica perché non ne hanno fatto parte? No, assolutamente non è questo. Abbiamo già visto che nei precedenti governi a guida Conte, in questa spartizione il Movimento 5 Stelle non ha preso parte, ma ha avuto un ruolo di discussione, ha avuto un ruolo di confronto, ha potuto dare indicazioni e del resto i nostri atti sono inequivoci. Noi abbiamo depositato proposte di legge che vanno oltre il meccanismo della spartizione, quindi non possono essere equivocate le nostre intenzioni. Sono chiare invece la nostra volontà di protestare contro questo sistema. L'ultima questione, volevo sapere se lei era preoccupato per quello che era successo ieri al Senato con Italia Viva che si è unita a alcuni partiti del centrodestra e ha messo in difficoltà il governo. Allora, lei vede questi come degli elementi di preoccupazione in vista per l'elezione del Quirinale oppure non ha calcolato quello? No, certamente sono segnali preoccupanti, ma sono segnali preoccupanti perché dimostrano l'illogicità di alcune forze politiche che nel momento in cui fanno parte del governo poi vanno in aula e votano contro il governo di cui fanno parte, contro i ministri, contro i propri ministri. Quindi è evidente che questo sia il segnale di un tentativo di costruire una maggioranza diversa e forse di creare anche una nuova crisi all'interno di questo governo. Io farei appello alla responsabilità di tutte le forze che stanno in maggioranza di avere comportamenti più lineari, più coerenti, a partire dalla prossima scadenza che avremo delle elezioni del Presidente della Repubblica, ma ancor prima nell'approvazione della manovra di bilancio.
L'ultima cosa che mi ha fatto venire in mente, perché siete rimasti fuori dal patto Letta? No, non siamo affatto rimasti fuori. Abbiamo accettato l'indicazione, abbiamo addirittura rilanciato. Conte ha detto con chiarezza che è necessario un confronto tra tutte le forze politiche sulla manovra di bilancio, ma è necessario anche discutere delle riforme istituzionali di cui questo Paese ha estremo bisogno. Bene, senta, io la ringrazio della sua disponibilità, ringrazio l'onorevole Dippolito del Movimento 5 Stelle.